l'idea generale era di riportare Cenerentola, la Cenerentola di Rossini, in un ambiente quasi originale a quello della composizione. In questa produzione troviamo due locali, una cucina ottocentesca e un salone che ha un che di meraviglioso, diciamo, che sarebbe la casa del principe. Ovviamente restituire questo genere di ambienti può essere un clamoroso autogol anche, perché può diventare vecchio, diciamo, tra virgolette, perché fare il teatro in modo tradizionale non vuol dire renderlo in modo vecchio. Bisogna trovare un qualcosa di accattivante, diciamo, per il pubblico moderno. Prima di tutto c'è un confronto molto stretto con il regista, in questo caso con appunto Nicola Berloffa, sull'idea che si vuole portare in scena, sull'allestimento, sulle chiavi che si vogliono utilizzare e comunicare al pubblico. Dopodiché io mi chiudo, in realtà non mi chiudo in una stanza, ma mi chiudo nel computer, perché ormai utilizziamo quello come strumento di lavoro, per progettare lo spazio. In questo caso, ad esempio, tecnicamente e soprattutto in relazione alla direzione tecnica del teatro comunale, si è deciso di avere due scene, o meglio i due spazi che richiede l'opera, ma che possono essere, si infilano uno dentro l'altro, quindi occupano lo spazio di una sola scena, sfruttando appunto la graticcia del teatro per appendere una scena e sfruttando invece lo spazio del palcoscenico per tenere fissa quella che contiene appunto la seconda. Una volta definite la chiave estetica, i colori, comunque le scelte progettuali ed esecutive del progetto di allestimento, già comunque condiviso appunto con la direzione del teatro, c'è la prima riunione più importante, insomma, che è quella dove si fanno le scelte realizzative e che spesso vedono, insomma, la necessità di alcuni compromessi per rendere realizzabile appunto una scena, con tutte le maestranze e quindi i laboratori di costruzione oppure gli scenografi realizzatori, i carpentieri o chi tutti appunto i vari tecnici che si occupano della realizzazione, dalla parte più tecnica, quindi le schiene armate di legno o appunto i pavimenti oppure la scelta stessa dei materiali, metalli oppure legni, fino all'ultima decorazione che viene fatta dagli scenografi realizzatori in laboratorio. Tutto questo processo molto dettagliato che poi porta al montaggio della scena sul palcoscenico. Dallo scenografo bozzettista ci arrivano cosiddetti bozzetti, che sono un'immagine, sono immagini a colori che più o meno ci fa capire che cosa vedranno il pubblico dalla platea. Dopodiché a ogni singolo elemento che compone questa scenografia vengono fatti dei disegni esecutivi, che sono dei disegni tecnici dove noi costruttori e realizzatori riusciamo a capire la dimensione, la profondità, spessore e spesso è specificato anche tipologia di trattamento pittorico o scultoreo. Ovviamente questo è il lato tecnico, diciamo, della realizzazione. Invece poi il rapporto di colloqui con il regista, con lo scenografo, ci aiutano a far entrare nella idea registica di questo allestimento, perché la Cenerentola più o meno la storia conosciamo, però ovviamente ogni regista ha una sua visione, ha una sua lettura e su base di questa idea registica, scenografo prepara il bozzetto.
delle volte il disegno non ci basta, quindi parlare, chiacchierare, anche guardare insieme con delle altre immagini di riferimento, eccetera, ci aiuta tantissimo a entrare nello spirito di questo esatto allestimento di Cenerentola. Abbiamo iniziato una ricerca di immagini soprattutto sulle cucine, che doveva essere il cuore comunque dell'azione, il cuore di Cenerentola, la cucina. Lì vede il principe per la prima volta, lei in cucina lavora, condannata dalle sorelle, dal padre, viene riconosciuta dal principe sempre in cucina dopo il ballo abbiamo trovato delle foto della cucina del Royal Pavilion, questo palazzo di Nash vicino a Brighton, lungo il mare proprio, ed è un palazzo in stile moresco incredibile ancora ora, costruito tra fine 700 e inizio 800. E in questo palazzo c'era appunto una serie di locali estrosi, accattivanti. È un luogo che ha al suo interno una particolarità come l'opera di Cenerentola, cioè da un lato è un luogo classico appunto della famiglia reale inglese, dall'altro questa visione architettonica che si trasforma poi negli arredi all'interno, nelle decorazioni, negli spazi, quasi assurda e con una forte chiave orientalista. Cosa che mi interessava perché questo sguardo lanciato al di fuori dell'Occidente, al di fuori di una come dire, realtà quotidiana, ma più assurda, più particolare, più bizzarra e quindi anche più favolistica. Proprio come d'altronde sono i due personaggi motori appunto del racconto della Cenerentola, cioè il cameriere Dandini con le sue trasformazioni, con le sue burle, col suo essere un po' folle, e dall'altro invece la razionalità di Alidoro e il suo quindi essere filosofo. Diciamo, la dicotomia che mi interessava tra appunto la follia, l'essere bizzarro e la filosofia, quindi la razionalità, calano nella scena perché i due luoghi, che abbiamo appunto mantenuto, le grandi cucine del palazzo di Don Magnifico e il salone delle feste del palazzo del principe Don Ramiro, hanno questi due elementi, cioè il primo, quindi queste cucine scure, piene di orpelli, di oggetti abbandonati, che appunto rappresentano la quotidianità della Cenerentola e quindi, come dire, oppressa da questa famiglia che non la desidera, con questo forno, con questa grande cucina e con questi elementi tutti orizzontali in un certo senso, forno che tra l'altro è proprio l'elemento dove ci sarà il cube di théâtre e la parte più favolistica, perché come in tutte le favole il forno si mangia un personaggio, e poi invece lo spazio di Don Ramiro, quindi di Alidoro, di questi del principe appunto della favola, quasi minimale in un certo senso, cioè molto più vuoto, molto più razionale in un certo senso, ma con questo sguardo aperto verso un'alterità, e quindi per questo la scelta di decorazioni chinoise, di decorazioni che quindi non appartenevano all'epoca di metà 800 o comunque della favola rossiniana, ma che danno questa apertura che è poi la trasposizione di questa idea di racconto di vita e di formazione che accompagna Angelina, quindi la Cenerentola, durante la pièce, quindi da servetta di una famiglia che non la desidera fino a essere scelta come appunto principessa compagna del principe Don Ramiro. Alcuni elementi vengono usati soltanto per questo atto qua, quindi della cucina. Invece, per esempio, il pavimento è unico per tutti e due atti, quindi è un pavimento che deve valere sia per una cucina, tra virgolette, rustica, di legno, però che non deve stonare con anche il pavimento della sala da ballo di un principe. Con lo scenografo abbiamo studiato anche la dimensione di questo mosaico, della tessera, perché se è troppo fina
non va bene per una cucina rustica, però se è troppo grezza, tipo tavoloni unici, non vanno bene per il sala da ballo. Abbiamo fatto diverse prove di campioni e poi alla fine abbiamo deciso di, anche per velocizzare il tempo di realizzazione, utilizzare anche la stampa digitale. Quindi il primo modulo l'ho fatto a mano, come farebbe un posatore di pavimento in parquet, quindi tessera per tessera, diverse essenze di legno, però dipinta a mano sulla carta, montati, fotografati e poi questo file è stato mandato in stampa. Poi è stato incollato sui tavoloni di compensato, diciamo, però poi sono intervenuta anche manualmente sopra pittoricamente per togliere questa ripetizione da stampa. Abbiamo una squadra di costruttori, c'è il capocostruttore responsabile e sotto di lui ci sono due costruttori che appunto si occupano della parte strutturale della scenografia. Una volta sono pronti questi elementi, vengono passati da noi nella squadra di scenografi e realizzatori. Per questo allestimento eravamo in 5 in laboratorio. Oltre noi 5 in laboratorio, ovviamente c'è stata un'altra squadra che si è occupata della pittura della tela, che sono state invece realizzate all'interno di questo teatro, che c'è una sala dedicata alla pittura di scena. In questo luogo particolare dove ci troviamo si pratica la pittura di scena da ormai quasi 2 secoli. È un luogo nato per essere utilizzato, insomma, come luogo dove si dipingono le scene. Si tramanda di pittore in pittore e non ha mai terminato di essere la sala di pittura da quando il teatro è stato inaugurato, quindi dal 1841 questo è un luogo dove si dipingono fondali. Uno degli elementi fondamentali della pittura di scena è che il pittore si confronta con le dimensioni grandissime del soggetto che va a dipingere. Il pittore tende a stare in piedi, cammina sulle tele che dipinge, questo per avere una visione un po' più di insieme di quello che sta dipingendo. È chiaro che non è la stessa distanza che avrà il pubblico, che è circa 25-30 metri. Quindi la pittura in scenografia tende ad essere di sintesi, nel senso che alcuni dettagli vengono tralasciati volutamente perché comunque la distanza fa sì che l'occhio in qualche modo sommi i soggetti o i confini tra un passaggio tonale e l'altro, anche cromatico, e sistema tante cose. In questo caso Cenerentola invece, che era un soggetto pieno di dettagli proprio perché tentava di simulare una carta da parati, c'era il problema di dover realizzare dei soggetti piccolissimi, uccelli, personaggi in piedi, che è una cosa piuttosto complicata perché ovviamente noi abbiamo dei pennelli che sono dimensionati alle tele che dipingiamo solitamente. In questo caso invece ci siamo dovuti in alcuni casi inginocchiare, cosa che non facciamo mai, e quindi dipingere col polso e non invece con il braccio come facciamo di solito. Facevo cenno al fatto che uno degli elementi che caratterizza la pittura di scena è la distanza dello spettatore, che è uno, per noi, è uno degli elementi che incide sulla tecnica pittorica o sullo sviluppo della pittura. Essendo appunto invece che da questo, ormai da qualche mese e probabilmente per diversi mesi, molti spettacoli saranno ripresi in video, ci sarà un problema da risolvere, cioè quello dell'alta definizione della pittura, anche se probabilmente penso che sia un problema da porsi, ma immediatamente risolto, perché comunque è interessante anche da vicino. Ma è una dimensione, quella dimensione pittorica, quella della pittura di scena, abbastanza sconosciuta, e vederla da vicino in effetti può essere anche interessante. Proviamo a pensare a un'immagine all'interno di una grotta, per dire una cosa figurativa abbastanza. Noi sappiamo che lo spettatore sa che quella grotta non è vera, lo sappiamo perfettamente, c'è il gioco delle parti, ma per noi
lo scopo principale è riuscire a stabilire un contatto col pubblico e far sì che lo spettatore, almeno per una frazione di secondo, si chieda ma quella cosa è vera o è finta? Perché ovviamente questo è lo scopo. Dopodiché lui deve rendersi conto che è finta, lo sa che è finta, però lo stupore è lo scopo della nostra pittura. Forse la difficoltà maggiore del creare questo allestimento, perché comunque è una creazione, quindi si parte da zero, è il fatto di non avere avuto e non avremo un confronto diretto con il pubblico, che diciamo per un'opera comunque dove la commedia alla fine, questa è una commedia borghese, una commedia leggera comunque, c'è bisogno del riscontro del pubblico, sia per i cantanti che per il regista comunque, per capire un po' se le soluzioni pensate sono abbastanza accattivanti o divertenti. Quindi questo penso sì, è stato una difficoltà che ha portato comunque magari a alleggerire anche il lato comico, apposta per evitare poi di avere dei buchi di scena comunque, perché il fatto della mancanza di risate o della reazione comica improvvisa del pubblico, se non c'è, involontariamente crea un buco di scena. Quindi su questo anche si è un po' fondata la regia, diciamo, abbiamo alleggerito la commedia tradizionale, lo spettacolo è stato anche epurato un po' di tutto quel grottesco che d'abitudine c'è su una serie di personaggi, basta pensare Don Magnifico o anche il Dandini, cioè si è lavorato su dei personaggi più umani, potremmo dire, con un lato più umano, e questo a me è anche piaciuto perché in un qualche modo mi ha un po' avvicinato come concezione di personaggi, anche per quel che riguarda i costumi, le fisicità, più a un lato quasi balzacchiano, alla comédie humaine, appunto, anche per quel che riguarda i costumi, la caratterizzazione delle sorelle, potrebbero essere due Valérie Lamarneff della cugina Beth, per esempio. Sì, si è lavorato su un lato più umano, proprio più di sentimento per quel che riguarda i personaggi.